internazionale con il marchio Kiliber, quindi Kiliber è il marchio di Eke, per quanto riguarda i prodotti per la difesa, la protezione, quindi parliamo di agroparco. Viagro invece è il marchio che rappresenta i prodotti nutrizionali, quelli che abbiamo ribattezzato agro-nutrienti, per cui vedremo anche in particolare gli acceleratori di fotosintesi, quindi prodotti anche biostimolanti e nutrizionali. Viareco invece è un'azienda olandese che Diakem ha acquisito ormai 5 anni fa, che è specializzata in prodotti a base di estratti vegetali fermentati, quindi entriamo sempre nell'ottica di biostimolanti, biosolution, questo con l'obiettivo di poter integrare sempre di più al meglio le linee di protezione e di nutrizione delle colture. Ecco, qui ho riportato anche una nota interessante, un articolo recentemente pubblicato sul Corriere della Sera che evidenzia il progetto di ampliamento dell'attuale stabilimento formulativo che si trova a Caravaggio, qui vediamo l'attuale stabilimento degli uffici e quello che è in effetti il rendering del futuro stabilimento. Si parla di un raddoppiamento a tutti gli effetti dello stabilimento formulativo, quanto Diakem formula per i propri marchi Kiliber, Viagro, Viareco, ma anche per le altre importanti multinazionali del nostro settore, sia in Italia che in Europa, per appunto terzi, anche per prodotti che sono di titolarità di Diakem e che vengono poi distribuiti sul mercato con altri non commerciali. Diciamo, parliamo soprattutto, ci focalizziamo sulla linea Viagro, in particolare sugli acceleratori di fotosintesi, tra l'altro qualcuno di voi ha avuto modo di utilizzare già quest'anno. Cosa intendiamo per questa categoria? Sono una serie di formulati di prodotti che contengono acido 5 amino eburino, per semplificare ALA. ALA aminoacido è un precursore della clorofilla, in gli effetti è un precursore del tetrapirrolo che legandosi a un atomo di magnesio va poi a costituire la clorofilla. Ecco, come nota, questo aminoacido è presente in tutti gli organismi viventi, uomo e animali compresi, in questo caso si lega al ferro per dare l'emoglobina. Quindi il concetto è che apportando ALA alla pianta andiamo a incrementare l'attività fotosintetica durante il giorno. L'altro aspetto però molto importante è legato al secondo organismo di maggiore efficienza fertilizzante, che è proprio oggi. Questo perché? Perché essenzialmente abbiamo visto che durante il giorno si assiste in tutti gli effetti a una maggiore attività fotosintetica, in particolare in questa prova si è una maggior quantità di sciogliere utilizzata durante il giorno, al contempo durante la notte si assiste a un rallentamento dei processi respiratori e questo permette diciamo, un livello di sciogliere lasciata durante la notte minore, permette di attivare una serie di meccanismi enzimatici che vanno a migliorare l'efficienza a livello di assorbimento radicale di elementi nutritivi presenti nel suolo. Quindi abbiamo questi due effetti. Per questi motivi sono prodotti che tendenzialmente consigliamo in situazioni ovviamente di stress, sicuramente scarsa luminosità perché andiamo a compensare con questa accelerazione l'attività fotosintetica della pianta, basse temperature, anche salinità, andando a migliorare quelli che sono le rese a livello quantitativo e qualitativo. All'interno di questa categoria abbiamo cinque prodotti, cui il comune denominatore è proprio la presenza di acido 5 aminolevulinico in associazione a diversi macro, micro e meso elementi. In particolare vedremo il penta 5 ala, è un altro prodotto interessante, può essere appunto anche il pentacalcio con componente appunto anche del magnesio. Ecco, questa è la prova che è stata realizzata nel 2021 in collaborazione con Orta. Riporto questa sperimentazione che abbiamo fatto, questa esperienza, anche perché abbiamo avuto dei parametri interessanti a livello anche qualitativo, non solo quantitativo. Come era stata impostata la prova? Qui abbiamo il testimone ovviamente non trattato con penta 5 ala e non concimato. Una tesi con 180 unità azotate, una tesi con 60 unità azotate senza trattamento con penta e una tesi con 60 unità più
l'applicazione di un trattamento di penta 5 ala a 1,5 kg. Quindi ci rendiamo conto che in questo caso abbiamo estremizzato notevolmente le tesi a livello di apporto di concime. A livello di produzione però abbiamo avuto dei dati molto interessanti, perché in attesa con le 60 unità azotate e il penta 5 ala abbiamo dei dati che non si discostano rispetto alle 180 unità. Questo perché? Proprio per il discorso della maggiore efficienza a livello di assorbimento di elementi nutritivi che vediamo in questo grafico. Indicato con l'NRF percentuale, quindi il Nitrogen Recovery Fraction, ovvero questo indice ci dice che la quantità di azoto che viene assorbito dalla pianta è in funzione di quello che è stato apportato. Per questo nella tesi con le 180 unità vediamo un'efficienza ovviamente simile vicina al 100%, che da poco sotto arriviamo al 96%, nella tesi in cui è stato portato a questo valore, questo valore percentuale, arriva circa un 150%. Quindi effettivamente abbiamo avuto modo di osservare che nella tesi in cui è stato applicato il formulato acceleratore di fotosintesi si è assistito a una maggiore efficienza di assorbimento degli elementi. Interessanti poi i dati qualitativi che rientrano in funzione della varietà, in questo caso frumento tenero, a livello sia di W che di P su L. Quello che abbiamo fatto quest'anno, in cui stiamo aspettando poi appunto i dati a livello produttivo, ma soprattutto qualitativo, ovviamente è stato di ampliare il numero di tesi messe in prova, a livello di concimazione soprattutto, tra le 60, 120, 180, 240 unità azotate, senza apporto di ala o con l'apporto di ala. In questo caso noi consigliamo sempre l'applicazione di due trattamenti con penta 5 ala alla dose di 1,5 litro, 1,25 litro, soprattutto perché sono prodotti che dalla nostra esperienza hanno un effetto di accumulo nel corso del tempo. Quindi dicevo, soprattutto per vedere l'effetto non solo estremizzando concimazione, ma anche a pari piena concimazione di campo. Quello che è stato poi fatto più che altro in alcune delle vostre aziende anche quest'anno, con dei dati comunque importanti dal punto di vista pratico. Questo ad esempio, qui siamo in zona Piemonte, un agricoltore in provincia di Alessandria che ha utilizzato il penta 5 ala in verità con una sola applicazione, perché noi consigliamo sempre due trattamenti, ha alzato un pochino la dose, ha fatto un solo trattamento. È comunque interessante da questa foto che si è un po' sfocata, un po' sgranata, ma si vede in questa fascia che il paziente non è stato trattato perché l'agricoltore ha finito la botte, quindi non è riuscito a passare, e si vede comunque l'effetto notevole della differenza di accelerazione di fotosintesi. Quindi è un'indicazione pratica, ma comunque anche di sicuramente impatto. In altre situazioni abbiamo visto quanto il prodotto abbia aiutato anche a ridurre un discorso di allettamento, che è molto molto interessante. Ecco, questo è il posizionamento che suggeriamo, che i due trattamenti ovviamente sono prodotti molto flessibili, andremo a utilizzare in abbinamento con le strategie di difesa grazie alla loro possibilità, capacità di essere miscibili con i principali prodotti utilizzati. E sono flessibili anche a livello ovviamente di diverse culture, quindi parla di cereali, tant'è che c'è un prodotto usato apposta per il riso che viene utilizzato da tanti anni, si chiama Penta Cravis, questa famiglia, ma prodotti che vengono utilizzati su cereali, quindi su frumento anche orzo, e questo diciamo, è un campo invece di mais, qui abbiamo testato i prodotti ormai da qualche anno, in verità è un campo dimostrativo proprio nostro di Diachem che si trova proprio alle spalle degli uffici e dello stabilimento di Caravaggio, dove quest'anno abbiamo inserito prove non solo con collaborazione con Agricola 2000, non solo su mais ma anche su soia, sempre col trattamento penta 5 ala. In questo caso su soia abbiamo la possibilità di utilizzare l'acceleratore di fotosintesi nei due trattamenti con i diservi, su mais ovviamente il trattamento in post emergenza o piuttosto anche in fase più avanzata per fare trattamenti per la pirale, ad esempio abbinata con il nostro metro. Ecco, abbiamo parlato soprattutto di ago, giusto per concludere, una nota informativa sul fronte di Kingberg, per ricordare semplicemente che è stato, giusto una settimana fa, il 7 luglio,
stato approvato il decreto di uso di emergenza del formulato Zamir 18, quindi abamectina 18 grammi litro in emulsione concentrata, per l'uso di emergenza su soia per il contenimento del tetranicus, del ragnato rosso, essenzialmente con una dose di 1 litro per litro. Quindi è comunque una nota a cui tenevamo varie informazioni. Questi sono i recapiti a livello di sito, ovviamente dei nostri indirizzi, mail, dei tecnici presenti sul territorio, e vi ringrazio tantissimo per l'attenzione.